Ehi la ciurma, io sono Mazzia Tessa e benvenuti in questo nuovo episodio di Magic Duels Aether Revolt. Continuiamo la nostra avventura qui con il quarto episodio di questa espansione, di questa nuova campagna. Tezzeret tiene in pugno la città grazie alla sua posizione a capo del consolato. Sulla scalinata della guglia del consolato viene sfidato dal Planeswalker Liliana Vess, giunta per affrontarlo testa a testa. La sua ambizione è ammirevole, ma Tezzeret deve stroncare questa minaccia sul nascere. E giochiamo come Tezzeret. Solo mana abbiamo? E no, per forza dobbiamo cambiare. Adesso non abbiamo nulla, infatti. Possiamo provare a mantenere la mano, non lo so. Partiamo svantaggiati, questo è vero. Perché non è buona come mano. E non ci viene nemmeno. Non ci vengono terre. E avevamo tipo 6 terre nella prima mano. Forse 6 no, ma 5 sì. No, poi forse erano anche 6. Gulbar collante. No, inizia malissimo. Inizia malissimo, questa la perdiamo. Ricominciamo direttamente perché non ha senso partire in questa situazione. La sconfitta è pressoché matematica, quindi meglio ripartire. Allora, vediamo. Già meglio, già meglio, già meglio. Ok, un 4-3 con improvvisare e... Sì, non è eccellente, però diciamo che ci sta. Secondo me... è una mano media, ecco. Non grande come quelle di Morandi. Che salutiamo, tra l'altro, ciao Gianni, se ci stai vedendo. Eterno ragazzo. Lui è un eterno ragazzo, quindi guarderà gameplay come tutti i ragazzi, no? Ok, questo qua è abbastanza insulso perché ha qualcosa di interessante solo quando giochiamo un artefatto. Tipo questo qua. Tocco letale e legame vitale. Not good. Allora, giochiamo un'altra catacomba allagata e questo sì. Perché così questo prende un più 2 più 2. Ok, e un più 1 dato dall'altro. E andrei ad attaccare, sì, per forza. Visto che a volare non può essere bloccato per ora. E in più per questo turno ha Etre un 3-4. Il prossimo turno sarà un 1-2. Infatti, era meglio approfittarne. Però non abbiamo altri artefatti in mano. Dovremmo. Questo è un artefice, non è un artefatto. Sottofase di blocco. Uff, non blocco. Farei morire questo a caso. E lei prende 2 punti vita, ovvio. Guscio Nantuko. Il Guscio Nantuko prende più 2 più 2, ok. Non so mai gestire bene i mazzi neri come avversari, eh. Allora, canaglia dei turbinanti. Due pedine. Tottero 1-1 con volare. Ottimo questo, scala bene con l'altro. Questo invece. Niente, un 4-3 con volare. Non andrei con questo perché mi potenzia tutto.
Mi potenzia lui e i totteri che gioco saranno 2-2. E questo è un 5-6, tra l'altro, è vero? Perché ogni artefatto che gioca è più potente, cioè lo rende più forte. Attacco anche con questo. Andiamo. Sì, dai. Bazinga! Come direbbe Sheldon. Aia, sacrifica l'altro così guscio un altro con 4-4. Kaiser! Kaiser! Bella fregatura. L'ha giocata strabene. Strabene, l'ha giocata strabene. Adesso lei non ha creature, ma io ho perso tutta la storia degli artefatti. Quella era davvero una carta molto importante per me. Avrei dovuto usare questo istantaneo qua a saperlo. Sì, forse bloccando il tempo avrei potuto farlo. No, perché quando ha deciso di ai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 
giocata, ben giocata. Di solito l'IA fa abbastanza schifo, ma in questo in questa situazione, sì. Allora, per improvvisare io direi che uso questo. Quanti ne ho bisogno ancora? Solo quello, no? Sì. Usare quello, tanto 1-0-1 per ora non mi serve a niente. Continuo. E andrei ad attaccare con i due totteri. Mi sa che devo giostrarmela sul volare con gli artefatti che hanno volare. E devo chiuderla in fretta, tra l'altro. Perché lei avrà della roba bella tosta. Aia, al volare, 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 volare. Volare con rivolta. Ma se non altro non si è scatenata la cosa della rivolta perché non ha perso niente sto giro. Allora, isola e andrei con il... meno x fino alla fine del turno. Però chi che andrei a uccidere questo? A che pro? No. Non voglio. Non ha tocco letale, no? No. Quindi io andrei così. Ottimo. Quello che speravo, perché avrei dovuto usare questo? No. Ha ancora in mano quell'altra che ho usato prima. Eccola. Il legame vitale mi preoccupa un po'. Cribbio 2 ne ha. No, il tocco letale più che il legame vitale. E un ghoul barcollante. Kaiser. Sono andato questo e non hanno volare, altrimenti sarebbe una bella fregatura. Altri totteri sì, GG. Anche perché così mi potenziano sia questo che questo. 4-5, 4-5. Potrei essere in grado di chiudere. Meno X, ma io tanto solo 2, quindi niente. Perché dovrei tappare degli artefatti per impedire che una creatura venga bloccata? Tanto non può bloccarmele. Non ha niente con raggiungere o con volare. Allora, 1, 2, 3, 4, 5. E dovrebbe essere chiusa. Sì.
Andata. GG. Liliana, I'm sorry, but life goes on. Mentre Tezzeret e Liliana si scontrano sulla scalinata dell'Aguglia, il mago del metallo le rivela il suo vero obiettivo: impadronirsi di una delle tecnologie presentate alla Fiera degli Inventori. Il suo nome è Ponte Planare. È un'invenzione che permette di attraversare la cieca eternità e di viaggiare da un piano all'altro. Tuttavia, un rombo sopra le loro teste interrompe la spiegazione. Alzando lo sguardo, Liliana vede le forze rinnegate avvicinarsi all'Aguglia del Consolato a bordo di colossali aeronavi. Quindi, battaglia finale la prossima. In cui saremo contro Tezzeret. Di fisso. Beh, noi ci vediamo la prossima volta, quindi a sto punto. Sì. E niente, io vi auguro una buona giornata. Vi invito a lasciare un mi piace, un commento qui sotto tra i commenti. Iscrivervi se per caso non l'avete già fatto. Ciao a tutti, un bacione, un salutone, un abbraccione.